I sindacati di categoria FP-CGL, CISL-FP e UIL-FPL hanno organizzato questa mattina in Piazzale Cinelli, davanti l'ingresso dell'ospedale Marche Nord, una manifestazione a supporto del personale del comparto sanitario che in questi giorni è nuovamente impegnato a contrastare una fase molto delicata dell'emergenza Covid-19. Presidi organizzati in diverse piazze della regione per chiedere correzione ai contratti delle figure impegnate nell'emergenza, ma anche un piano straordinario di assunzioni per superare il precariato con investimenti da destinare nel settore pubblico. Siamo qui e come ci sono altre manifestazioni in tutta Italia per rivendicare fondamentalmente tre cose. Uno, l'assunzione di tutti i precari impegnati nell'emergenza che vanno avanti con contratti a tempo determinato da troppo tempo e hanno i requisiti per poter essere stabilizzati. Un piano straordinario di assunzioni per tutta la pubblica amministrazione, perché dal 2009 ad oggi il risparmio sulla spesa pubblica è stato fatto con tagli lineari, il cui effetto si è visto ancora meglio nella pandemia. Il servizio pubblico ha bisogno di più risorse economiche e di personale e di investimenti in formazione e tecnologia. E la terza cosa, siamo a chiedere la garanzia della sicurezza sul posto di lavoro, perché non è più possibile lavorare senza garanzia di una sorveglianza sanitaria precisa e dispositivi di protezione adeguati. Chiediamo il rinnovo del contratto nazionale del pubblico impiego, che è scaduto nel 2018, non solo come strumento per una rivendicazione economica, ma anche come strumento per valorizzare quelle professionalità che garantiscono tutti i giorni salute, sicurezza, istruzione e il welfare di questo paese. Siamo oggi qui in piazza principalmente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti della sanità pubblica, il personale del comparto, i professionisti sanitari che anche questa volta sono stati chiamati con grande senso di responsabilità e professionalità anche ad affrontare una pandemia. È giusto che ci sia in questo momento storico un rinnovo vero dei contratti nazionali di lavoro. Chiediamo anche più sicurezza per il personale all'interno delle strutture sanitarie, quindi che chiediamo un screening a tappeto su tutto il personale per salvaguardarlo dal rischio di esposizione al Covid-19 e poi chiediamo assunzioni straordinarie per dare nuova linfa al personale e alle strutture sanitarie che hanno subito tagli macroscopici di posti letto e personale negli ultimi 20 anni. Oggi siamo qua a rivendicare il contratto collettivo nazionale, oramai quasi scaduto da 3 anni, a maggio 2021 saranno 3 anni. In questo caso noi chiediamo il rinnovo del contratto, maggior rispetto per i lavoratori del comparto, quindi parliamo di OS, infermieri, personale tecnico, di radiologia e quant'altro. Siamo qui a rivendicare anche la sicurezza dei lavoratori, in quanto chiediamo dispositivi di protezione per tutti il personale che opera in prima fila per la pandemia.